Un saluto a Rocall, un bacio a tutti e speriamo di rivederci presto. Io sono soddisfatto, quindi cioè, non potevo chiedere nient'altro. Ho finito facendo l'inedito e a breve uscirà l'EP, quindi credo di concludere con l'EP e spero che continuerà poi dopo. In realtà è arrivato inaspettatamente l'inedito perché eravamo su altre canzoni ed è arrivato questo qui di Francesco Renga, ce l'ha proposto e l'abbiamo arrangiato, provato e abbiamo visto che girava bene sulla mia voce e abbiamo scelto di farlo. Quindi io, quando mi hanno detto c'è una canzone, ce l'ha data Francesco Renga, così mi sono detto, oh, Francesco Renga, c'è. È una cosa bellissima, è un grande onore. Mara è una persona eccezionale, Rossana è un vocal coach eccezionale, quindi si è instaurato anche un rapporto. Rossana era la mia seconda mamma, perché mi ha insegnato anche tanto a livello vocale, davvero tanto. E Mara è grandissima, cioè, mi ha mandato anche a casa al momento del ballottaggio, mi ha dato uno schiaffo morale per farmi svegliare e ci è riuscita. Elio è una grandissima esperienza, è un grande artista ed è stato un ottimo giudice quest'anno. Anna ha debuttato benissimo, secondo me, perché essendo una ragazza giovanissima è andata fortissimo, secondo me ha detto delle cose molto giuste anche come giudice. Ed Enrico è un poeta, cioè, Enrico è un poeta, lo definirei così. E mi sarebbe anche piaciuto averlo come giudice, devo dire la verità. Adesso, boh, in realtà è un grande punto interrogativo, quindi spero di poter fare dei concerti e promuovere questo EP, vediamo come va, boh, poi si vedrà in futuro. Nell'EP c'è l'inedito che ho presentato a X Factor e ci sono 5 cover, di cui una che c'era già nella collection di X Factor, La luce dell'est di Battisti, e poi ci sono Balliamo sul mondo di Ligabue, Amore di plastica di Carmen Consoli, Parlami d'amore di Negramaro e I don't want to miss a thing degli Aerosmith. Quella che sento di più è la canzone degli Aerosmith, che ho fatto anche la prima puntata ed è quella che forse mi rappresenta di più come mondo musicale.